Ciao bambini, il libro di oggi si intitola Una giornata no. Questa mattina il signor Rossi ha dimenticato di dare un bacio a sua moglie prima di andare al lavoro. È una grigia mattina di pioggia. A causa del bacio mancato e della giornata grigia, la signora Rossi è decisamente di cattivo umore. Quando Giovanni arriva in cucina per fare colazione, lei lo rimprovera aspramente. Santo cielo, indossi ancora quella camicia piena di macchie? Giovanni guarda la camicia. A lui non sembra affatto macchiata. La mamma è stata proprio ingiusta. A causa del rimprovero e della giornata grigia, Giovanni se la prende con la sorellina Anna. Ti sembra l'ora di scendere a fare colazione? Faremo tardi a scuola? L'orologio segna le 8 in punto, ora in cui Anna scende sempre a fare colazione. Giovanni ha proprio esagerato. A causa del rimprovero e della giornata grigia, Anna sbotta con la sua migliore amica Mara prima di entrare a scuola. Dove hai preso quell'orribile impermeabile? Sembri un maschiaccio! Mara pensa che il suo impermeabile giallo sia bellissimo e che Anna sia orribile. A causa dell'osservazione poco gentile e della giornata grigia, quando Mara torna a casa e trova il fratellino Edoardo intento a giocare con le sue bambole, grida: «Non puoi usare i tuoi giocattoli invece che i miei?» Edoardo gioca spesso con le bambole di Mara e lei non si è mai lamentata. Oggi Mara è proprio antipatica. A causa del rimprovero e del fatto che non può uscire a giocare in giardino, data la pioggia, Edoardo corre nella sua stanza. Là caccia via il suo cagnolino Charlie, che stava dormendo sul suo letto. Ma a Charlie non importa della giornata grigia. Lui pensa che Edoardo voglia giocare. Allora appoggia le zampe sulle spalle del bambino e scodinzola felice. Insieme si rotolano per terra e fanno un po' di lotta. Poi Charlie riempie il suo padroncino di leccate. Che solletico! Edoardo ride. A crepapelle. È così felice che quando Mara entra nella sua stanza per chiedergli un pastello, lui le dà il suo preferito, insieme a una gomma nuova. Contenta, Mara gli sorride. Grazie tante, Edo! E prima di uscire dalla stanza aggiunge: puoi giocare con le mie bambole se vuoi. Mara non riesce più a trovare il foglio su cui aveva segnato i compiti di matematica. Quindi telefona ad Anna, dimenticando quanto fosse arrabbiata con lei. Pronto? Mara è così gentile che ad Anna dispiace di aver trattato male l'amica e subito le dà la lista dei problemi. Il tuo impermeabile non è così male, dopo tutto. Bisogna solo abituarsi al colore, dice. Sollevata, Anna saluta l'amica e decide di salire nella sua stanza. Al piano di sopra incontra il fratello. Ciao Joe, sai, stamattina non ero affatto in ritardo. Anna parla con dolcezza, così Giovanni sorride e risponde. Era così per dire. Non fa niente, conclude Anna. La mamma rientra a casa e Giovanni le corre incontro.
Stasera metterò la camicia nel cesto dei panni sporchi, le promette Giovanni. Colpita dal fatto che il figlio si sia ricordato, la signora Rossi risponde: Non ha importanza, tesoro. In ogni caso, non avrei potuto stendere la biancheria oggi. Verso sera il sole fa capolino tra le nuvole. Il cielo si fa via via più luminoso e gli uccellini iniziano a cantare proprio nel momento in cui il signor Rossi rientra a casa. L'uomo dà subito un bacio alla moglie, poi sale a cambiarsi per la cena. Ecco qui, avete visto cosa succede quando c'è una giornata, no? Per fortuna che poi tutto si risolve e tornano tutti amici, tutti felici. Anche a voi capita ogni tanto di avere delle giornate un po' così? A me sì, capita a tutti. Ci vediamo presto, ciao ciao!